Ci siamo, eccoci, eccoci, gentili signori e signori, buonasera, siamo qui ancora una volta con voi, stambi bene, percorsi di salute e benessere. Allora, cari telespettatori, come sempre potete chiamare allo 049 7800 204 per interagire con noi in diretta, poi gli sms 342 533 9744 e naturalmente il nostro indirizzo di posta elettronica, stambi bene, 24it questa sera un bellissimo argomento, si parla di neuroscienze. Con me veramente è un piacere e un onore avere il professor Maurizio Corbetta. Grazie professore, direttore della clinica neurologica dell'azienda ospedaliera di Padova, ordinario di neurologia, specializzato in neurologia all'Università di Verona, è nella lista tra i 100 scienziati più citati al mondo, ha degli studi numerosi, veramente delle pubblicazioni, tra l'altro viene da 30 anni di lavoro negli Stati Uniti, ha lavorato anche all'Istituto. Di Medicina Molecolare, docente di neurologia, radiologia, neuroscienze e anche ingegneria biomedica nella Houston University di St. Louis nel eh, Missouri negli Stati Uniti. È stato anche responsabile sino al 2016 della divisione di neuroreabilitazione eh, e anche direttore della Stock Unit della città e ha dato eh, molti contributi importanti proprio alle neuroscienze, in particolare sulla sull'attenzione studi riguardanti. L'esistenza delle due vie, la via del dove e la via del cosa, di come prestiamo attenzione, inoltre ha lavorato anche con la PET e con la rete di default, eh, quelle reti libere quando non siamo impegnati con la mente, quindi queste reti, poi queste aree si inibiscono quando siamo chiamate a fare un compito, eh, come quello magari matematico o linguistico, insomma, quest'area viene studiata perché ci può dare indicazioni su eventuali alterazioni patologiche del cervello. Ma di tutto quello che è il mondo del cervello, proprio questa sera ne parleremo con lui, il massimo esperto. Devo dire che insomma questo cervello è un organo molto complesso, ha 100 miliardi di neuroni accartocciati e connessi tra loro attraverso più di 100 mila miliardi di sinapsi e pesa un chilo e mezzo, tanta roba. Tanta roba. Tanta roba. Lei ha calcolato che da Padova a Santa Maria, a Santa Maria di Leuca sono 100. Quante sono le sono cellule? Quasi, sì, che se noi mettiamo sì. tutte le cellule del cervello una di fianco all'altra, e sono cellule molto piccole sì. e ci camminiamo sopra in una lunga, diciamo, fila camminiamo per quasi mille chilometri. Mamma mia. E poi un'altra analogia che, che uso, che è, molto, che è molto bella, è che se prendiamo una cellula alla volta e la facciamo cadere in un vasettino, un secondo per cellula, dobbiamo contare per quasi eh, 3.000 anni per esaurire le cellule di un singolo cervello. Quindi abbiamo più neuroni e più sinapsi che non le stelle della Via Lattea e quindi il, diciamo, il cervello è una macchina fantastica ed è... Una delle ultime, diciamo, misteri del, de, della biologia, insomma. Una delle ultime cose che anco, di cui ancora sappiamo molto poco. E eh, però io ho letto che lei voleva fare da, da bambino il ferroviere. Poi <ride> andò al liceo e si innamorò già lì del cervello e poi insomma il ferroviario l'ha fatto, poi è diventato uno scienziato straordinario, l'abbiamo rubato agli Stati Uniti, anzi lei è andato via, poi è tornato, diciamo ha fatto che lei la fuga diciamo del cerve di cervelli, famosa, all'incontrario, All però è tornato e siamo ben lieti perché adesso abbiamo una marcia in più. Poi parleremo della clinica e tutto quanto, quindi siamo ben contenti che lei sia, sia con noi. Grazie. Ecco perché lei, nel suo obiettivo, professore della sua ricerca, se non ho letto male, è capire come diverse regioni del cervello si attivano e interagiscono scambiando informazioni durante il comportamento sia normale che patologico. Il suo gruppo studia i circuiti cerebrali utilizzando imaging ottico ed è interessato a capire come le lesioni focali del cervello L'ictus, per esempio, influenzano non solo le aree lese, ma l'intera organizzazione funzionale del cervello. È corretto? Si è preparata è bene. solo quando mi metto a studiare queste cose è così affascinante, ma poi la regia ha delle cose molto belle, perché io so che i ragazzi sono tutti lì davanti. È, è veramente bellissimo vedere queste cose e soprattutto ascoltare. Intanto, poi cominciamo dall'inizio, perché tanti si misero tanti anni fa. Alla ricerca di questo cervello, provarono ancora nell'ottocento, nel settecento. Cioè io sono andata a vedere un pochino adesso vado alla ricerca. Prima di Paul Broca c'era un altro, vero? Che era? Allora, è una storia. Esatto. puoi raccontare agli amici a casa. Allora, beh, intanto, il, uh, non è da tanti anni che pensiamo che la mente sia nel cervello. Per tanti anni, per quasi. Gli egiziani, per esempio, pensavano che la mente fosse nel cuore. Infatti, ancora molte volte diciamo che le emozioni sono nel cuore, che sentiamo col cuore, perché c'era questa idea che il cuore fosse la sede della mente e il cervello fosse solamente un organo per raffreddare il cuore, perché il, il cervello al tocco è freddo, il cuore invece è caldo e quindi l'idea è che era il pensiero fosse nel cuore. Poi siamo arrivati diciamo al Medioevo e nel Medioevo per la prima volta si è pensato nella Grecia prima Ippocrate, Galeno e poi successivamente nel Medioevo si è cominciato a pensare che il cervello fosse importante. Però i primi studi che hanno veramente eh, fatto a capire che il cervello fosse la sede della conoscenza, del pensiero, sono studi dell'Ottocento e all'inizio avevamo preso una grande cantonata, perché c'era ah, questo, sì. questo medico austriaco, Gall, che ha creato questa scienza della frenologia, era una tecnica in cui appalpava eh, le ossa della, della testa di una persona e inferiva, cercava di capire, a seconda se l'osso, per esempio qui laterale, era gonfio o non era gonfio, se la parte cerebrale sottostante fosse eh, sviluppata di più. E questo, questa tecnica di palpare il cranioscopia, si chiamava di palpare il cervello, è diventata molto popolare. Infatti nel 1840 questo libro di Gall era il libro più letto negli Stati Uniti dopo la Bibbia. Aveva eh, una tiratura ecco. di quasi 30 milioni di copie e c'erano tanti laboratori, tanti studi dove le persone andavano e si facevano fare un profilo di personalità sulla base della palpazione, del eh, diciamo, toccare della crani, la, la, la cavità cranica. Pensate, ecco qui vediamo. Ecco, questo Eccolo è un esempio. Del, infatti Gall ha scoperto, diciamo, ha proposto, che il cervello fosse organizzato in moduli, in aree diverse, però l'aveva presa completamente sbagliata perché pensava che si potesse capire questa cosa eh, sentendo il cranio. Poi... Successivamente, alla fine dell'Ottocento, questo medico francese Paul Broca, che peraltro non era neanche un neurologo, era un chirurgo, ha diciamo, descritto questo paziente. Abbiamo un filmato di un paziente che assomiglia molto a quello descritto originariamente da Broca. E questo paziente era un paziente che capiva tutto, comprendeva tutto, però eh, diceva solamente una frase, diceva solamente tan, tan, tan. E lui quando questo paziente morì di una gangrena, insomma di un'infezione, Brocca fece un'autopsia e andò a guardare il cervello di questa persona e scoprì che questa persona aveva una lesione molto piccola qui nella zona frontale, anteriore, proprio sopra l'orecchio a sinistra e quindi fece l'associazione dice il linguaggio è localizzato qui in quest'area. E questa è stata la prima dimostrazione che una funzione cognitiva, diciamo alta, di livello superiore, era localizzata in un'area del cervello. È stato un po' l'inizio delle neuroscienze. Ecco, qui vediamo per esempio, per chi non l'avesse mai visto, l'immagine di un cervello, quindi è un organo di circa 1300-1400 grammi ed è una specie di grande computer e vedete quel cavo che esce dal, da, da sotto. Quello è il midollo spinale, praticamente è un grande è un sistema di cavi che esce dal cervello e che porta tutti i comandi dal cervello a tutto il resto del corpo. Il cervello controlla tutto: controlla il cuore, controlla gli intestini, controlla le mani, le braccia e tutto. Quindi, è, è insomma il nostro, la nostra. Eh, centro di comando di tutte le funzioni corporee. Quanta energia ci consuma il nostro uh, cervello? Quando siamo stanchi, stanchi, è il cervello che ci ha spento oppure no? Allora, sorprendentemente il cervello consuma meno in una giornata di una lampadina da 20 watt. Pensate. Quindi, quindi consuma pochissimo, però è molto efficiente perché riesce a calcolare delle cose che un computer enorme che consuma molta, molta più energia invece non riesce a fare. Quindi il, la cosa sorprendente, diciamo, della, qui, questa è un'autopsia, insomma, che forse dove si andava a, a, a vedere come è organizzato il midollo spinale, questa forse è una cosa un po'. Comunque, la, la, la cosa sorprendente che abbiamo scoperto è che l'energia cerebrale, tutta questa energia che il cervello consuma, consuma quasi il 25% dell'energia del corpo. Quindi anche se il corpo, il cervello pesa solamente il 2% del corpo, consuma il 25% dell'energia. E consuma tanta energia perché ci sono tante cellule e ci sono tante, come ha nominato lei, tante sinapsi. Questa è un'immagine che abbiamo fatto qui a Padova, di una macchina che abbiamo in azienda, una cosiddetta PET-RM, dove vedete al centro un'immagine di risonanza magnetica che fa un'immagine strutturale del cervello. A sinistra vedete un'immagine invece funzionale che misura la quantità di glucosio utilizzato da tutto il corpo, questa è un'immagine di tutto il corpo, e vedete che tutti gli organi, per esempio il fegato, l'intestino, le ossa, sono blu, sono abbastanza fredde, mentre la parte calda diciamo è il cervello, un pochino il cuore che si vede lì a metà nella cavità, e poi c'è un pochino nella vescica, lì non c'è tanto da entusiasmarsi, ecco. quello è soprattutto il... La, il, il tracciante che viene, diciamo, eliminato attraverso i reni, ma insomma, vedete in un corpo chi veramente usa l'energia. E quindi, insomma, eh, il cervello è molto importante perché usa molta dell'energia che usiamo tutti i giorni. Ecco. Per farlo sempre funzionare al meglio, mi chiedevano i telespettatori, perché poi a un certo punto della nostra vita, soprattutto quando insomma, si va avanti con l'età, si dice, insomma, comincia a dimenticare le cose. Quindi il consiglio più bello è quello di tenerlo sempre in movimento, cioè di farlo lavorare, leggendo, studiando, uno studio di vita sempre al top, ecco, perché lui comunque altrimenti ne risente il nostro cervello. Qual è l'indicazione più, più allora, corretta? Quello che io dico ai miei pazienti è sì. che l'esercizio è la cosa più importante per mantenere eh, in funzione, una buona funzione il, il cervello, perché si sa che l'esercizio moderato e intenso è l'unica cosa, è l'unica veramente manovra che aumenta la proliferazione delle cellule staminali. Il cervello, anche se le cellule del cervello sono così specializzate e non possono moltiplicarsi come per esempio le cellule della pelle quando ci tagliamo, la pelle si riforma perché le cellule si possono ricrescere, però nel cervello ci sono delle cellule, cosiddette staminali, che sono cellule che possono rigenerare e eh, l'esercizio intenso è l'unica cosa che veramente è stato visto eh, attivare queste cellule staminali. Quindi una cosa molto importante, l'esercizio perché è importante? Prima di tutto perché attiva queste cellule, poi perché aumenta il flusso ematico, quindi lava il cervello di proteine che si accumulano durante la giornata, durante l'attività e poi soprattutto aumenta anche l'ossigenazione di tutte le aree cerebrali. Quindi l'esercizio è: se uno deve scegliere una cosa da fare, camminare 30 minuti al giorno, 5 giorni a settimana è la cosa più importante che deve fare, poi chiaramente tenersi impegnato culturalmente, leggendo. E poi l'altra cosa che è molto importante, questa per le persone anziane, è la socialità. Questa è una cosa fondamentale. Noi siamo eh, esseri sociali, infatti le grandi aree che si sono sviluppate rispetto agli altri primati, o anche i topi, è che noi siamo degli animali sociali. Abbiamo bisogno della socialità e abbiamo bisogno di interagire con gli altri. Quindi l'anziano... La capacità di uscire al bar, giocare a carte con gli amici, vedere i parenti, avere una rete di comunità, eccetera, è fondamentale. Ecco, poi la nostra regia ha anche qualche filmato da mostrarci quando sei pronta, a regia. Mandaci pure qualche fermato. ecco. L'Europa ha investito vari miliardi di euro per la mappatura del cervello, professore. Non so se siamo in ritardo, eh, confronto all'America, con, se siamo in ritardo, no, siamo no. come loro. <ride> ecco, però no, siamo... sono sempre più, un po' più avanti. <ride> no, veramente l'Europa in questa cosa è partita prima. Ah, beh, oh, a, oh, che bella notizia! Che bella è notizia. partita prima, non so se è partita col, esattamente con, col programma giusto, ma insomma è partita prima. Quindi, esatto, perché la cervello è una macchina e quindi, per capire come funziona una macchina, gli ingegneri lo sanno molto bene: bisogna capire il circuito, bisogna capire com'è fatta questa macchina. E allora, la comunità scientifica, quando parlo di comunità scientifica e neuroscienze, per esempio, al congresso. Negli Stati Uniti ci sono quasi 40.000 persone, quindi nel mondo ci sono quasi 40, 50, 100.000 che stanno studiando questa cosa. Si è deciso di fare questi grandi progetti per mappare il cervello a tutte le possibili scale, dalla scala molto piccola alla scala molto grande. Quindi questo filmato che vedete. Questi sono degli organelli che producono energia nel cervello, i cosiddetti mitocondri, che sono degli organelli che ci permettono di praticamente generare energia che usiamo tutto il giorno. Poi c'è, se andiamo un po' più avanti nel filmato successivo, possiamo vedere che possiamo mappare il cervello a livello di cellule. Adesso dobbiamo andare nel. Ecco, ad esempio, questo è un connettoma cellulare: quindi queste, vedete, tutte queste stelline che si vedono, che sembrano delle stelle di una galassia, sono una fettina dell'ippocampo che è un'area della memoria e se facciamo partire il filmato di questa slide possiamo vedere che eh, viaggiare in questa, in questa struttura è un'esperienza meravigliosa perché è come viaggiare nello spazio. Um, vediamo se arriva, eh, ci sono un po' di problemi tecnici però no. eh, vediamo tu pensi Davide di riuscire? Vediamo, intanto ricordo i nostri telespettatori che possono chiamare, lo 049-7800204, questa sera parliamo di neuroscienze, siamo riusciti ad avere proprio il professore. Eccolo Anche... lì, quel filmino lì poteva andare bene. Ecco, ecco, ecco. No, c'è qualche problema. Niente, ma noi continuiamo. Quindi l'importanza sì, sì, di mappare sì. i circuiti. Allora sì. ci sono tutti questi consorzi internazionali, ce n'è uno in Italia, ce n'è uno in America, ce n'è uno in Giappone, ce n'è uno in Cina. Stanno cercando di proprio misurare le cellule, le connessioni. Perché se abbiamo un disegno, proprio una mappa geografica di come è fatto il cervello, possiamo capire meglio come funziona e possiamo eventualmente trattarlo meglio nelle patologie come l'ictus, l'epilessia, l'alzheimer eccetera. Questa è un po' l'idea, quindi la parola chiave diciamo che magari c'è stato negli anni 70-80 è il genoma, forse avete ah, sentito sì. questa parola che è la mappatura dei geni, adesso si parla di connettoma, cioè la mappatura delle connessioni cerebrali. Ecco questo è un video di questa fettina di Pocampo, questo tessuto è stato pulito, diciamo, è stato lavato da tutti i lipidi, da tutti i grassi in modo tale che possiamo vedere le cellule e vedete insomma che con queste tecniche di imaging ottico meravigliose, di cui ci stiamo anche attrezzando a Padova, peraltro, stiamo mettendo su dei laboratori proprio dedicati a questo tipo di tecniche. Si può andare a studiare in grande dettaglio come sono organizzate le cellule. Vedete, queste, queste, ognuna di quelle stelline è una cellula e ciascuna di questi. Prolungamenti sono diciamo, le, le fibre che connettono una cellula con l'altra. Vi ricordiamo che ogni singola cellula è connessa con altre 10.000 cellule e riceve da 10.000 cellule, quindi potete immaginarvi il numero di connessioni che ci sono. Quindi capire questo problema è una grandissima sfida per le neuroscienze, per la ricerca in generale, però insomma, ci vorranno molti anni, però ci arriveremo. Ecco, il vostro centro è comunque all'avanguardia, avete anche appunto queste, queste metodiche, queste strumentazioni. Quindi ci sono vari dipartimenti, cioè sono sette dipartimenti insieme che lavorano in simultanea, quindi in multidisciplinare. Perché? Come mai sette? Come mai c'è questo bisogno? Di... Eh, ci può spiegare il perché? tutti verso il cervello, tutti insieme. Allora, perché ecco. potete immaginarvi perché? che per fare immagini molto piccole ci vogliono dei microscopi molto potenti, per fare immagini dell'intero cervello ci vogliono per esempio i radiologi, okay? quindi ci vogliono immediatamente biologi e medici. Poi le immagini che raccogliamo sono immagini che sono molto pesanti dal punto di vista computazionale. Per esempio una, una risonanza magnetica da sola è circa... 10 o 20 o 30 gigabyte di dati. Okay? Ora, se noi andiamo ad analizzare questi dati, arriviamo nell'ordine delle migliaia di gigabyte. Per esempio, una pennetta che avete in tasca può essere un terabyte, diciamo, ecco, una risonanza analizzata può essere centinaia di terabyte. Quindi ci vogliono informatici, ci vogliono ingegneri, ci vogliono fisici, perché poi quando abbiamo queste, tutte queste cellule e tutti questi segnali ci vuole delle teorie per metterle assieme. I fisici che hanno studiato le particelle e hanno studiato, diciamo, come interagiscono le particelle fra di loro, hanno delle teorie molto importanti che noi stiamo applicando alle neuroscienze per capire come interagiscono i neuroni fra di loro. Quindi nel nostro centro abbiamo fisici, matematici, ingegneri, biologi, psicologi, per capire le funzioni cognitive, neurologi, radiologi. Quindi è un centro multidisciplinare e le purtroppo o per fortuna la ricerca, qualsiasi tipo di ricerca oggi, deve essere multidisciplinare. Quindi l'Università di Padova si è attrezzata con questo centro di Ateneo di Neuroscienze per appunto mettere assieme queste competenze che altrimenti restano separate nei vari dipartimenti. E il centro si sta attrezzando con strumentazione nuova. Oggi abbiamo discusso, stiamo pianificando di comprare una risonanza a Padova, che sarebbe uno dei, dei pochissimi centri in Europa, una risonanza che al contrario diciamo delle risonanze normali che sono o a 1.5 Tesla o a 3 Tesla, stiamo considerando di comprare una risonanza a 7 Tesla, che è praticamente sì. il doppio della OMS. Della... Eh sì. E quindi sarà una macchina che ci permetterà di fare delle immagini ancora più, più precise, ci permetterà di partecipare a questi consorzi europei e internazionali. Ecco, voi poi come gruppo poi di lavoro insomma, lavorate anche con, eh, sì, con gli altri paesi e c'è stato anche, eh, avete scoperto che le funzioni eh, cerebrali laterizzate sono organizzate come una piramide con quattro facce, un tetaedro e con quattro angoli che rappresentano funzioni fortemente laterizzate. Quindi la comunicazione simbolica, il linguaggio scrittorale e matematica. Fortemente lateralizzata a sinistra percezione e azione lateralizzata a destra, così le emozioni risultano anche se fortemente lateralizzate a destra. Questa architettura così, così semplice è stata una vera sorpresa. Ci può spiegare in sintesi tutta questa cosa mm. che io ho letto, ma però spiegata da lei ha tutto un altro senso, ovviamente. ecco, okay. Siete stati così bravi, questa architettura, io non avrei mai pensato all'architettura del cervello. Beh, beh Ma il cervello eh. è, una, è, un, è, ecco. è, è un, una costruzione meravigliosa, Chiusa. quindi si può pensare Chiusa. anche in termini di architettura. Eh sì sì. Comunque, diciamo, allora, mh, i cervelli diciamo, di animali eh, più semplici del, di noi, insomma, o anche dei primati in generale, sono sì, cervelli molto simmetrici. Quindi sappiamo, per esempio, che la parte sinistra del cervello controlla la parte destra del corpo e la parte destra del cervello comporta la parte sinistra. Però man mano che le funzioni cognitive si sono sviluppate, sono diventate più complicate, per esempio il linguaggio, noi parliamo, abbiamo un linguaggio, i cetacei come i delfini e le balene hanno anche un linguaggio, gli uccelli hanno anche un linguaggio molto semplificato, però negli umani il linguaggio è molto complesso. Allora, man mano che queste funzioni si sono sviluppate, è diventato conveniente mettere queste funzioni da un lato del cervello più che dall'altro. Questo si parla di lateralizzazione, cioè che una parte del cervello, in particolare l'emisfero di sinistro, è dominante per il linguaggio. Ora non si sapeva prima di questo studio quante di queste funzioni fossero lateralizzate. C'erano state tante idee, tante stime. E noi studiando più di 2000 eh, immagini come questa che stiamo vedendo sullo schermo, che sono immagini di risonanza magnetica funzionale, abbiamo determinato che su migliaia di soggetti ci sono due o tre tipi di funzioni che sono fortemente lateralizzate. Uno è il linguaggio, il calcolo che sta a sinistra. L'altra è l'attenzione e il controllo motorio in parte che sta a destra e poi ci sono delle aree che sono deputate alle emozioni e alle decisioni. E queste aree sono lateralizzate un po' di più da un lato che dall'altro. e Abbiamo fatto una mappa praticamente di queste aree che ci permetterà poi di studiare le disfunzioni, per esempio, del linguaggio, del calcolo eh, in pazienti che hanno questo tipo di alterazioni. Pazienti con ictus, eh, epilessia, eccetera, possono essere aiutati con questi studi. Una volta, eh, come veniva curato l'ictus, si dava credo, un farmaco, eh, non mi ricordo Beh, più il nome. Ancora si dava. Sì. È molto importante. È molto infatti. importante. Nelle, dentro le quattro ore mi dissero. Esatto. Giusto, mi ricordo esatto. bene, ecco, perché altrimenti poi c'è il rischio di non recuperare, se non erro. Esatto, quindi la, diciamo, il trattamento dell'ictus si divide nella parte acuta, quindi noi a Padova abbiamo una stroke unit, ci sono due stroke unit a Padova che funzionano molto bene, sono una delle stroke unit eh, migliori sì. d'Italia. Trattiamo sì. moltissimi pazienti e nelle prime ore si usano questi farmaci o anche queste operazioni che si fanno in neuroradiologia per disostruire il vaso, per sbloccare il blocco della circolazione che c'è stato. Però purtroppo in molti casi, questo non accade, non può essere fatto, o in molti casi c'è una lesione, cioè c'è proprio un'area che è stata danneggiata. Allora questi studi che stiamo facendo noi sono importanti per capire l'effetto di queste lesioni e poi pensiamo di sviluppare delle tecniche, speriamo, di stimolazione cerebrale che ci permette di migliorare i deficit dei pazienti. Che purtroppo alcuni di essi rimangono con deficit importanti, come deficit motori o deficit del linguaggio, deficit dell'attenzione, del calcolo, delle emozioni, eccetera. Quindi l'ictus, anche se si sono fatti dei passi da gigante, purtroppo ci sono ancora pazienti che dopo un ictus hanno dei deficit e, eh, e insomma, queste tecniche, che a, que a questo punto sono ancora sperimentali, nei prossimi dieci anni speriamo che porteranno a delle terapie che sono più efficaci. Per la terapia cronica, chiamiamola, riabilitativa dell'ictus. Okay. Ecco, poi nelle mie letture, caro professore, ho letto anche che voi state, cioè cercate di capire ehm, o di lavorare per capire la proteina che annebbia la mente e che porta sino alla demenza. Ecco, che cosa allora, io che? non sono un esperto di demenza, però, sì, però ho colleghi cioè, che ecco, ci stanno lavorando certo. in clinica neurologica. Okay. state lavorando anche su questo. Quindi la, a 360 gradi la vostra clinica lavora. Beh, la clinica eh. è un posto molto speciale. Io sono venuto a Padova, diciamo, anche perché Padova è una grande università, 800 anni Beh, di sì. storia. 800, avete capito bene. E sì. la clinica neurologica è una clinica che ha una storia centenaria, con. Dei gruppi di lavoro di livello internazionale nel campo della sclerosi multipla, nel campo delle demenze, del Parkinson, dell'ictus, eh, delle malattie neuromuscolari. Quindi abbiamo tante, tante, tante eccellenze in clinica. Io sono semplicemente un po' come dire il direttore d'orchestra, ma gli altri, i miei colleghi, sono veramente dei, eh, degli esperti internazionali su queste patologie e quindi riusciamo a trattare patologie molto diverse fra di loro, come per esempio la sclerosi laterale amiotrofica, che è un problema dei muscoli e delle cellule che attivano i muscoli, ma trattiamo anche problemi come l'Alzheimer, il Parkinson, eccetera. Però vent'anni fa, trent'anni fa, la neurologia non era così quotata, è vero professore? È cambiato un po'. Allora, la neurologia è sempre stata considerata, eh, diciamo, l'apice della eh. medicina. Vabbè, io eh. sono un po' così di parte, però dire, il cervello è sempre stato molto complicato da capire, da studiare. Però è vero che eh, vent'anni fa noi non avevamo molte armi a nostra disposizione. Facevamo delle diagnosi molto raffinate, riuscivamo a localizzare molto bene quali erano i problemi, però non avevamo delle armi. E, e negli ultimi vent'anni c'è stata veramente una rivoluzione. Prima gli studi sull'ictus... Poi eh, i nuovi farmaci per le malattie come il Parkinson, per esempio, che sono iniziati anche prima, ci sono dei nuovi trattamenti chirurgici che facciamo per il Parkinson, per l'epilessia. Eh, nel 2017 ci sono stati nuovi farmaci per le malattie neuromuscolari. Quindi insomma adesso noi abbiamo un armamentario di terapie che possiamo veramente. E poi eh, la cosa fondamentale è che il cervello è ancora molto da scoprire, quindi molte di queste terapie verranno dalla ricerca di base l'altra cosa da dire è che il cervello nel 75% delle patologie sono patologie psichiatriche e la psichiatria è una sorella, una branca sorella della neurologia che si sono purtroppo divise diciamo negli anni, dagli anni 40 con la, con la psicanalisi eccetera, però nel futuro ci sarà sicuramente qualcosa che si chiamerà neuroscienze cliniche e noi studieremo la psichiatria con gli strumenti della neurologia, come già si sta facendo. Ecco. Ci sono tanti studenti, tanti ragazzi che sono interessati a studiare le neuroscienze. Certo. Ecco. Abbiamo un, un dottorato di ricerca, adesso due dottorati di ricerca in neuroscienze, e abbiamo, che è iniziato uno di essi, molto giovane, è iniziato solamente tre anni fa, però abbiamo già quasi. 30 o 40 dottorandi che stanno studiando stanno lavorando, facendo ricerca nel nostro centro. Ecco, sarebbe da riorganizzare un po' il sistema qui di, della ricerca. A differenza degli Stati Uniti, dove lì c'è ricerca, business, eccetera, qui invece c'è ancora la centralità sul paziente. È un pochino un po' accantonata la ricerca, secondo lei, visto la sua esperienza trentennale negli States, ci può dare una sua valutazione? Detta proprio così ai nostri telespettatori. Io Allora, io penso ecco. che, mh, diciamo... No, io penso che mh, la ricerca clinica che si fa in Italia e si fa in Europa in generale è fondamentale perché vogliamo trattare problemi pratici, però è anche vero che per fare ricerca di questi, insomma, in, questi, in questo periodo ci grandi risorse e quindi le grandi università si devono attrezzare con grandi centri dove ci sono dei, degli, della strumentazione che è concentrata e il problema non è neanche tanto i soldi è proprio l'idea di concentrare risorse, persone e teste in un posto singolo dove si possa lavorare assieme. E questa è una cosa che io ho cercato stiamo cercando di fare a Padova, insomma, di creare un posto eh, di questo tipo dove ricercatori di base, ricercatori clinici possono lavorare assieme per risolvere i problemi. E la cosa fondamentale deve essere un edificio, deve essere un posto fisico perché sappiamo che le interazioni fra le persone Diminuiscono man mano che c'è distanza fisica fra le persone, quindi eh, si sa che i problemi si risolvono bevendo il caffè assieme alla macchinetta, eh, andando a pigliarsi il panino, è lì che si fanno le discussioni scientifiche più interessanti. Non sono nei convegni, non sono nei simposi, non sono neanche nelle lezioni. Quindi bisogna vedersi in maniera informale. E quindi un edificio fisico e l'università si sta attrezzando: avremo un centro fisico, un posto dove potremo in incontrarci in maniera informale per discutere di, di ricerca e di neuroscienze, insomma e questo è molto valido. Allora, mi chiedeva il nostro amico Claudio, mi scrive spesso sul nostro Facebook. Dice: Ma il nostro cervello è sempre quello che avevano gli ominidi, o è cambiato? Bella domanda questa bella domanda eh sì, eh. allora, assolutamente sì. Abbiamo il cervello degli ominidi che cacciavano nella savana e che non c'è stata un'evoluzione da allora. È lo stesso cervello infatti molte delle nostre funzioni cognitive anche le cose più sofisticate come il calcolo la matematica eccetera sono cose che si sono derivate da funzioni più semplici come trovare il cibo oppure ricordarsi dove era il fiume dove ci sono i pesci eccetera quindi il nostro cervello è fatto per tre cose per riprodursi per difendersi sopravvivere e per Trovare nutri nutrimento. Quindi queste cose, queste capacità sono la base della nostra attività cognitiva. Anzi, le posso dire che è stato misurato che il nostro quoziente intellettivo nelle decadi e nei secoli a livello individuale sta diminuendo. Ah Noi siamo meno intelligenti dei nostri progenitori ominidi perché loro dovevano risolvere più problemi giorno per giorno. Noi, come specie, cioè come gruppo, abbiamo chiaramente abbiamo fatto passi da gigante rispetto a quando eravamo nella savana. Però se prendiamo diciamo, un pigmeo e prendiamo un uomo occidentale che vive a New York, il pigmeo ha un'intelligenza più alta. Avete capito, cari telespettatori. Intanto vi ricordo 049 0497800204 per interagire con noi. E volevo chiedere anche le dipendenze, per esempio. Ecco, quando si parla di dipendenze, droga, alco, eccetera, il nostro cervello, che fa? Questa è una domanda molto importante per, io mi sono per i ragazzi. Eh, a volte prendiamo eh. un po' un atteggiamento moralistico, o magari pensiamo a queste dipendenze come sia un problema, diciamo, culturale, e anzi trattiamo, cerchiamo di trattare questi problemi con degli approcci, diciamo, di carattere appunto eh, educativo o umanistico. Allora, la cosa prima da capire, è che è fondamentale, è che. Noi abbiamo dei meccanismi per la motivazione e per il piacere, ok? Quindi se questa esperienza per esempio per me può essere un'esperienza piacevole che mi dà gioia, parlare, o può essere un'esperienza terribile che mi paralizza. Okay? speriamo siamo spiacevoli, piacevole. Esatto, però dipende, ci sono persone che sono molto stressate eh sì, da un'esperienza. Terrorizzate. terrorizzate. Terrorizzate, esatto. Allora cosa succede in questo momento? Allora se uno ha piacere di stare qui, chiacchierare eccetera, nel nostro cervello si libera una sostanza che si chiama dopamina, che piano piano rafforza questa esperienza. Quindi la mia memoria sarà una memoria piacevole di aver interagito con lei. Se invece io sono paralizzato qui, ansioso, il mio cervello non, non rilascia dopamina, anzi inibisce tutta questa esperienza. Quindi la mia, la mia memoria di questa esperienza sarà terribile e non la vorrò mai più rifare. Allora, le droghe, l'alcol, le sigarette non fanno altro che usare questi meccanismi che noi abbiamo, naturalmente, ma li potenziano estremamente. Quindi se noi facciamo per esempio una dose di cocaina, anche liberiamo dopamina, come in una situazione piacevole come adesso, oppure se andiamo a pranzo assieme e mangiamo qualcosa di buono, c'è sempre un po' di dopamina che viene liberata, ma nel caso della cocaina i livelli di dopamina sono altissimi. Quindi questa esperienza di fare una droga diventa molto additiva perché il cervello si ricorda di avere avuto un'esperienza un molto piacevole che deve essere rifatta. È chiaro che la dipendenza da farmaci pro, può, causa anche dei grossi problemi comportamentali, le persone diventano aggressive, le persone non riescono più ad andare a lavorare, ci sono tanti problemi, ma però la cosa importante da capire è che il meccanismo della dipendenza è lo stesso meccanismo della, diciamo, allora, cosa bisogna fare? Com'è che si curano questi problemi? Si curano fondamentalmente cambiando l'ambiente intorno alle persone che hanno questa dipendenza. Perché il fatto che io ho un, un fumo, per esempio, non è solamente il fatto che voglio fumare, ma ci sono tutto il mio ambiente intorno che ho le sigarette, l'odore del fumo nella poltrona, dopo mangiato da vent'anni mi fumo una sigaretta, tutte queste cose mi portano a fumare. Ora, se io voglio smettere di fumare, ci sono alcune persone che riescono a farlo subito, ci sono persone che non riescono a farlo, solamente il 10% delle persone riesce a farlo. Ma se io venissi preso, portato in una foresta amazzonica completamente diverso l'ambiente, dove non c'è niente che mi ricorda il fumo, io non fumerei. Quindi è l'ambiente che ci porta a quel. Quindi, per i ragazzi, per esempio, che hanno tossicodipendenza, questi ragazzi si prendono, si portano in Canada in mezzo ai boschi. A fargli fare 30-40 km al giorno fuori dalla loro sfera di amici e c'è una possibilità che questo tipo di trattamento, cambiando completamente l'ambiente, riesca a curare questa dipendenza. Il cervello impara dei pattern, cioè degli schemi diversi dalla, dallo schema della dipendenza, perché alla fine sono degli schemi cerebrali che abbiamo dentro e che ci fanno fare le cose. Il 90% del nostro comportamento sono riflessi, quindi la cosa importante è nell'educazione fondamentalmente, è allenare dei buoni riflessi nei nostri ragazzi, riflessi che saranno poi porteremo avanti nella vita, riflessi complessi, comportamenti positivi rispetto a comportamenti negativi. Avevi anche una bella immagine, Davide, che era passata prima, due secondi fa, se poi me la puoi rimettere. Anche un'altra cosa interessante, ascoltando un suo convegno, professore, parlava anche del razzismo. Ecco, certo. il cervello cosa c'entra con il razzismo? Ci può spiegare perché era molto interessante, ma vorrei che lei lo riproponesse. Devo perché... stare attento perché eh, mi sono preso una, una, una strigliata. Perché in, da chi? Dal, perché, in, 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 negli Stati Uniti, la parola race, che vuol dire sì. razza, è una parola che si usa nel linguaggio normale, ma in Italia è una parola che, che non deve essere eh, usata. Ma ci, fa, ci facciamo tante. Eh, invece, ecco. Vabbè, non si deve usare. Comunque, diciamo. Perché il cervello è razzista? Perché il cervello è un sistema che tende a diminuire l'ansia okay, e a cercare cose positive. Allora, quando noi nasciamo da bambini, per esempio, il bambino si rivolge e sorride alla mamma, perché l'ha sentita per nove mesi, la voce della mamma. Se io presento una faccia di un estraneo, soprattutto se è un estraneo di un'altra etnia, il bambino si gira il bambino non guarda quella faccia. Ora può essere anche una persona della stessa etnia, però diciamo, la, la reazione di negazione è più forte per qualcuno di un'etnia diversa. Questo è un riflesso, non è che il bambino è razzista, il riflesso è il cervello che dice, ah, ho sentito la mamma, la mamma è uno, uno stimolo familiare e mi giro verso la mamma in maniera positiva e evito lo stimolo negativo. Ora, se questa cosa qui andiamo avanti e pensiamo, cresciamo da adulti in una società che è naturalmente molto omogenea, è chiaro che quando vediamo una persona che è diversa da noi, noi naturalmente abbiamo una reazione di difesa. Non è una questione culturale, non è una questione morale, è una questione biologica. Allora com'è che curiamo, fra virgolette, o com'è che riusciamo a risolvere molti dei problemi che abbiamo? Allenando, fra virgolette, i nostri ragazzi a stare in ambienti multietnici dove le persone imparano a stare assieme e a capire che... Non siamo diversi, siamo uguali semplicemente, quindi, in quel senso, lì il cervello è razzista: il cervello è un sistema che reagisce in maniera molto istintiva e a volte questa reazione istintiva va a causare dei problemi nei giudizi, nei comportamenti, eccetera, nella società, insomma. Avete capito bene, cari telespettatori? Intanto le leggo già il messaggio volante che mi è arrivato dalla nostra regia, da Maria. Allora, buonasera, professore. Volevo sapere se con l'avanzare dell'età saremo tutti destinati ad ammalarci di Alzheimer e da cosa dipende questo. Grazie, Maria. Mamma mia, signora. No, vero, professore? No, ecco. non, no però ci sarà. Però è vero che abbiamo un cervello che non era stato creato diciamo, dal, dalla biologia, dal, dal, insomma, dai nostri geni per campare 100 anni, okay? La medicina ha fatto questo miracolo. Adesso dobbiamo trovare dei modi per eh, diciamo, pulire, fra virgolette, il cervello da scorie che si accumulano durante gli anni e poi come ho detto ci sono delle regole, quindi sicuramente prevenire, eh, mangiare meno man mano che si avanti con gli anni. Eh, stare bene in esercizio, mantenersi attivi, avere una vita sociale buona sono tutte cose che aiutano a invecchiare meglio e a, a prevenire l'invecchiamento del cervello. Quindi queste sono le cose che sappiamo. Poi sappiamo che alcuni di noi purtroppo avranno un accumulo maggiore di queste proteine anomale e ci saranno, diciamo, dei problemi di memoria. Però non è un destino di tutti, ci sono degli studi molto belli su, sui centenari, sui detti ultracentenari, queste sono persone che diciamo arrivano nei 90 e anche nei 100 e hanno una mente brillantissima, mantengono dei livelli intellettivi molto alti, quindi non è un destino di tutti sicuramente. Ecco, poi mi diceva Luca, ma la nostra coscienza risiede nel cervello? Risiede proprio lì? Questo <ride> ah, ecco. direi, direi di proprio di sì. Eh sì, si può dire così. Lo, po lo possiamo dire dai vostri studi? Beh, no, no, se, oh, insomma, ecco. Si può dire che sì. se, uno, se il cervello non funziona, non siamo coscienti. coscienti e, quindi? e quindi, insomma, quella è la risposta più semplice. Ora, che cos'è la coscienza? Poi, questa è una, una domanda molto complicata. Eh, sì, quello sì. Eh, però è una cosa molto affascinante, insomma, e ci, ci, molte persone ci stanno lavorando. Poi mi chiedevano se i vostri studi li fate su, sui cervelli. Non potete fare studi sempre sul cervello? And eh, voi studiate su anche su, li proponete su un computer e lì fate degli, degli esperimenti. Potete spiegare come studiate questo cervello? Cioè, io ho visto anche lei con un computer dove c'erano tanti piccoli cervelli, delle mappature, e questo era, lei ha detto posso stare lì anche 24 ore, tanto. Eh, a me piace questa cosa, ci può spiegare un po' come fate? Ecco. Sì, allora è ci sono studi diciamo, eh, ecco. dove si va a prendere le cellule, si va a misurare delle, delle molecole, quindi questi sono studi detti, eh. biologici. Sì. Poi ci sono degli studi dove andiamo a misurare l'attività in soggetti normali o in, so o in pazienti, quindi andiamo a misurare l'attività cerebrale utilizzando le macchine, come per esempio, come in questa macchina, vedete a sinistra c'è un soggetto normale dove si misura il metabolismo quel, di quel cervello, a destra. È il cervello di un, di un paziente che ha problemi di addizione alla cocaina dove la sua attività metabolica è diversa. Sono tutti Ora, soggetti viventi. Questi sono soggetti ecco, normali, no? ecco, persone dire. normali, studenti, ecco, insomma, okay. volontari. Okay. E poi a questi volontari si possono fare vari tipi di stimolazione. Quindi si possono fare, per esempio, far vedere dei film e vediamo quali sono le aree che si attivano durante la visione di un film. Si possono far ascoltare delle storie, si possono stimolare per esempio toccando le mani. O, insomma, ci sono tutto, tutto una, un campo del cosiddetto map mapping funzionale, cioè del mappaggio funzionale delle funzioni cerebrali dove si fanno esperimenti di questo tipo qua. I pazienti vengono stimolati e si va a misurare l'attività cerebrale. Ecco, poi magari Davide, se riesci anche a far vedere quel paziente dove il professore eh, cercava di toccare la mano, così facciamo vedere anche questa cosa molto significativa. Ecco, poi professore, le nuove frontiere delle neuroscienze, ecco, che cosa ci aspetta, che cosa uscirà sulle riviste scientifiche, su quelle vostre pubblicazioni? che magari adesso noi non sappiamo, i giornalisti magari non sanno nemmeno, ecco, su cosa state lavorando. Ecco qui, molto interessante, questo ci spieghi bene professore, guardate a casa bene e fate attenzione. Allora, questo è un paziente che ha, quindi avete visto che io gli ho dato la mano a destra ancora, e gli ho dato la mano a sinistra, adesso gli dico no, non darmi la mano, non voglio che me la dai, e lui automaticamente la sua mano, appena io mi avvicino, la sua mano parte e viene verso di me. Questo movimento della sua mano è completamente inconscio, lui non lo vuole fare, ma il suo cervello glielo fa fare. Quindi, lui, questo signore, ha una lesione che in qualche modo blocca il controllo volontario del movimento, ma gli lascia un circuito che si attiva quando io eh, muovo la mia mano vicino a lui. E, e quindi, questo è un esempio di come molto del nostro movimento, molto del nostro comportamento è riflesso. Quindi, qui c'è una pallina per esempio. E, eh, gli faccio vedere la pallina, gli dico non toccare la pallina, adesso non so, ecco lui la tocca con la mano sinistra, adesso la tocca con la mano eh, destra, vediamo se ci arriva, adesso non mi ricordo come è fatto qui, con la mano sinistra, ok, che è la mano diciamo sana, e, ecco con la mano destra riesce a farlo, però non riesce a lasciarla, ecco, non riesce a, a, a ecco, e poi continua ad andarci, vedete, continua in maniera involontaria raggiungere per quella, per quella palla. Quindi insomma questo è un esempio di come una lesione cerebrale crea diciamo, dei comportamenti anomali e studiando questi comportamenti noi cerchiamo di capire come funzionano le varie aree del cervello. Ecco vedete questa pallina è come una specie di pallina magica e lui appena la pallina si avvicina alla sua mano, lui anche se non vuole la, la mano insomma, cerca di raggiungere la pallina, veramente è un caso... Molto molto speciale. E molto... i ciechi professori che magari non vedono, però, però magari riescono a prendere l'oggetto anche se non lo vedono. Ci sono dei casi anche allora, io, eh. Eh, diciamo le persone non vedenti eh, ci so, sono. Eh, ci, è molto interessante perché hanno perso o, o non hanno sviluppato la visione, okay? soprattutto i non vedenti congeniti. Quelle aree del cervello sono aree che vengono colonizzate da altre funzioni per esempio dal tatto e dall'udito quindi le aree visive che sono qui dietro a quel punto in questi pazienti cominciano a rispondere al tatto quindi questi pazienti usano le aree visive per, il, per leggere in braille che è, la, che è, la, che è la, la scrittura che usano, tattile che usano per leggere oppure sviluppano delle grandi capacità eh, di musica pensate solamente a Stevie Wonder che era una persona, molte persone cieche che riescono a, a produrre della musica meravigliosa perché hanno più capacità, diciamo, nervosa per quella funzione, visto che hanno perso la visione. Quindi questi pazienti sviluppano delle capacità dello spazio uditive molto superiori ai pazienti ai soggetti normali. Perfetto, allora dicevamo delle nuove frontiere, professore, perché è molto interessante. Ecco. Allora, in, diciamo, il, io credo che una, una grande frontiera nel futuro sarà la, il, il curare la psichiatria, cioè capire i disordini psichiatrici, che sono ancora un mistero. Eh, non sappiamo ancora cos'è la schizofrenia, non sappiamo ancora e i metodi che usiamo per diagnosticare queste patologie non sono metodi accurati, sono metodi clinici che non funzionano e quindi una grande frontiera è classificare le malattie psichiatriche. L'altra grande frontiera è una volta che capriamo i circuiti, incominciare a stimolarli in maniera intelligente per curare i problemi. Questa secondo me, è un'altra sfida. La terza sfida, che è la più spaventosa in qualche modo. Che però è una sfida dove molte persone stanno investendo parecchi soldi, è eh, la capacità di interfacciare il cervello con dei computer. Quindi impiantare diciamo, degli elettrodi che ci permetteranno di interagire con dei sensori esterni in maniera così, eh, col pensiero fondamentalmente. E questa è una, è una frontiera, cioè l'interfaccia fra il cervello e le macchine che sicuramente nei prossimi 50-100 anni arriverà e noi dobbiamo prepararci anche dal punto di vista etico, capire quali sono le implicazioni etiche di creare queste, diciamo, queste, queste, queste persone che saranno, che saranno aumentate nelle loro capacità dall'interazione col computer attraverso il cervello. Pensate un po', pensate che, che belle queste cose. Per me sembra. Io sono poi tra l'altro molto affascinata da tutto questo. Poi Sandra mi diceva: Ma lo, devi dirlo, Nicoletta, che ho letto che la mente sarebbe in grado di memorizzare una quantità di informazioni di almeno dieci volte superiore a quella che facciamo abitualmente. È vero. Quindi noi veramente usiamo poco. E la usiamo sempre di meno con i telefonini e col fatto che non usiamo i navigatori. Infatti, quello. Parte del quoziente intellettivo è la capacità di memoria. La nostra capacità di memoria sta diminuendo perché non la usiamo. Eh, se uno viene allenato, riesce a ricordare migliaia e migliaia di numeri in sequenza. Quindi basta, diciamo, la memoria, va sicuramente è una di quelle funzioni che può essere allenata. Eh sì, e poi soprattutto bisognerebbe ridurre la dipendenza da telefonino, anche per i nostri ragazzi, per questi bimbi che vedo sempre così con il telefonino. Sta quindi... diventando una parte del nostro corpo. Eh sì, è vero, senza telefonino... E c'è poi l'ansia. E ti manca? E ti manca, esatto. quindi, pensate che cosa. È, è la stessa cosa di quando uno si mette il gesso, se avete avuto l'esperienza che eh sì. siete caduti quindi, in bicicletta, eh. il gesso all'inizio dà fastidio, poi viene interiorizzato nel tuo cervello, il gesso diventa parte di te, poi quando te lo tolgono ti dà fastidio di nuovo per qualche ora, ti sembra che ti manca qualcosa, oppure l'anelli è anche un altro esempio. Il telefonino nelle persone sta diventando parte proprio del nostro corpo, nel nostro cervello, c'è sicuramente un'area del telefonino e quindi quando siamo senza il telefonino in mano abbiamo quest'ansia perché ci manca una parte del corpo. E poi professore un'altra cosa, quando si dorme voi pensate ah, anche il nostro cervello è a riposo e invece che cosa succede? Allora il sonno è un altro mistero, che non sa sappiamo poco del sonno, perché sogniamo, eh. cosa succede durante il sonno, però ci sono molti studi che fanno vedere che durante il sonno noi impariamo quello che abbiamo appreso durante la giornata, questa è una delle funzioni del sonno, l'altra funzione del sonno, che sono studi proprio degli ultimi anni, è che il sonno aiuta a pulire le scorie del cervello, quindi è molto importante per le persone di età giovani, ma anche persone nei 40, nei 30, nei 40, nei 50, di dormire bene e dormire a lungo, perché in quegli anni diciamo, si mettono le fondazioni, si mettono diciamo, le, le basi per avere un'anzianità più sana. E il non dormire, si sa adesso, è un fattore di rischio della malattia di Alzheimer, perché si accumulano durante la notte quando uno non dorme, se non dorme in maniera continuativa, si accumulano queste proteine. L'altra cosa da dire per gli studenti che sono a casa è che è molto importante studiare alla, il giorno prima in modo tale che durante la notte si consolidano le informazioni, invece studiare la sera prima e studiare tutta la notte uno non si ricorda niente la mattina perché non hai avuto quella capacità di, di diciamo, ricordarti e di consolidare le memorie che succede durante il sonno. Però il sonno rimane un grande mistero, soprattutto i sogni, cosa sono e come mai li, come li formiamo. E insomma, questa è una delle cose che a me interessa molto. Anche insomma, in maniera particolare la famosa canzone La notte prima degli esami, esatto. <ride> ecco. esatto. E qui professore Rem è... e non Rem, credo, è non, non ecco. lo vedo bene ecco, vedo. Ah, awake. Awake ecco. e Rem, ma non... Eh, questo non lo so dove l'avete presa. Insomma, è il nostro regista. Ah, okay. Lui sì, va a cercare. Il, della, della Beh, il Rem è un quindi il cervello ha vari stadi, c'è cioè uno stadio diciamo. Di, di addormentamento lieve, poi man mano il cervello si addormenta in maniera profonda e nello stadio 4 è lo stadio in cui puliamo le scorie ed è anche lo stadio in cui consolidiamo le memorie. Poi ci sono queste fasi REM di sogno che vengono, sono periodiche durante la notte e durante queste fasi REM noi abbiamo queste, diciamo, eh, queste visioni alla fine. Alluciniamo, abbiamo queste allucinazioni in cui siamo bloccati e il nostro cervello genera immagini. Ora, questo è molto interessante perché anche nella vita normale noi abbiamo delle allucinazioni, cioè non è che quello che noi vediamo durante il sogno è diverso da quello che vediamo durante la vita reale. Quello che vediamo qui adesso in parte non è solamente quello che entra nella mia retina, nel mio cervello, ma è anche la costruzione del mio cervello, dell'ambiente che sto percependo in questo momento. Quindi anche in questo momento il mio cervello sta allucinando, sta sognando, sta creando delle percezioni, perché quello che entra effettivamente se lo vado a misurare è molto poco ed è una cosa molto interessante, cioè ogni volta che io muovo gli occhi ho solamente una frazione di un secondo in cui l'informazione entra nel mio cervello e continua a muoversi, perché i miei occhi continuano a muoversi, ma l'immagine è stabile. È stabile perché il mio cervello sta creando questa immagine. Quindi, la vita, diciamo, reale, da sveglio, non è tanto diversa dal sogno, sono cose simili. La differenza è che, in un caso, c'è la coscienza, nell'altro caso, la coscienza è alterata e siamo bloccati, siamo diciamo, paralizzati nel nostro corpo e stiamo solamente sognando quindi anche quella è una cosa molto interessante Questo che guardavano anche gli occhi quando i primi ricercatori andavano a guardare anche gli occhi certo perché durante il sogno eh muoviamo sì, gli occhi si erano più in fuoco erano... Mm. Eh, molto interessante questa cosa molto affascinante altra domanda non ricordare i nomi vuol dire che il cervello si sta ammalando quando il, quando il, cervello, si, quando è che il cervello si ammala si dà dei sintomi ecco Lì andiamo un po' nel, diciamo, nella, nelle patologie. Allora, questa ecco. è una delle cose di cui eh. si preoccupano le persone. Eh, sì. Allora, um, c'è una categoria che vengono, si chiamano i, in inglese worrying well, quelli che, si, che stanno bene ma si preoccupano, diciamo. E negli anni intorno a 50, così, 50, 55, 60, è naturale, c'è un, una specie di, pic, di decadimento, insomma, la fisiologico, okay? il cervello cambia, non è così flessibile come da ragazzo, come da giovane, e, e ci sono queste, diciamo, piccole diciamo, dimenticanze che però sono fisiologiche, eh, quindi non bisogna preoccuparsi necessariamente. Ora se ci sono altre alterazioni del comportamento, allora magari uno incomincia a preoccuparsi. Però il fatto che intorno ai 50, 55, 60, 65 uno non si ricorda la persona che vede per strada, ecco, mh, può essere una cosa diciamo, quasi fisiologica. Ecco, non bisogna preoccuparsi troppo. E quando poi la cosa diventa seria, dimenticarsi, non so, le stanze di casa, non riconoscere più la persona, esatto. lì allora sono cose da far vedere al medico. Diciamo, eh. quando c'è un decadimento cognitivo che eh, coinvolge la memoria in maniera importante, eh, la persone magari incomincia a perdersi o hanno difficoltà a fare le cose che facevano prima, per esempio, non si ricordano più che ne so, la lista della spesa oppure non riescono più ad andare a fare la spesa, allora quando ci sono questi problemi col comportamento, allora sì, sicuramente quella è una situazione preoccupante che va, che va investigata. Comunque, il nostro suggerimento, se ci sono problemi di memoria, diciamo percepiti o reali. Anche dal medico, diciamo di medicina di base, ci sono dei, dei, dei test dei screening che si possono fare, che sono molto efficaci per, per valutare, insomma, se c'è qualcosa che va valutato più, in maniera più approfondita oppure no. Ecco, poi abbiamo parlato di dipendenza, anche l'ossessione, quelle persone che sono ossessionate, anche lì si può fare qualcosa. Ci sono persone proprio che. C'è che una sindrome di ossessione-compulsione, ci sono persone che hanno, diciamo, dei, questa questa necessità di fare delle cose per sentirsi tranquilli è una patologia abbastanza diffusa su uno spettro, ci sono persone, io sono un po' ossessivo come persona, mi piace, diciamo, avere le cose molto organizzate, ci sono persone che diventano, come dire, molto patologiche perché sono così preoccupate dell'organizzazione che non riescono a fare niente altro. E ehm, ci sono dei farmaci che aiutano, che possono aiutare, è una patologia che capiamo poco, ci sono molti studi che si stanno facendo in questi anni, è un problema di circuiti sicuramente, c'è un circuito che è sempre iperattivo e che va forse spento, ci sono adesso delle tentativi di spegnerlo con una stimolazione eh, chirurgica, quindi andando a fare proprio un intervento chirurgico per cercare di andare a spegnere questi circuiti. Però sono cose ancora che non sono parte dell'attività clinica, sono ancora un cose un po' di frontiera, che sono, fanno parte di trial clinici che vanno fatti in maniera accurata, non si può iniziare a fare cose che non sono state studiate in maniera approfondita. Ecco, ecco poi invece Veronica, lei fa le scuole superiori, ha detto che hanno parlato dei neuroni specchio. Questi, io sapevo dei neuroni, ma specchio non li avevo mai sentiti. Beh, questa è una storia ecco, molto, è molto interessante. Ecco. Allora, è una storia italiana perché è stata scoperta da Giacomo Rizzolati che è professore di fisiologia a Parma e che è l'italiano diciamo, più citato al mondo, è il numero uno lui, per, appunto per questa scoperta dei neuroni a specchio. Fondamentalmente questo, quello che fanno questi neuroni, si pensava che il sistema motorio, okay, che quindi quello che ci fa muovere, quello che era un po' anormale, alterato in quel signore che raggiungeva la pallina, il sistema motorio fosse importante per muoversi, okay, per muovere le braccia, le arti, la bocca, eccetera. Rizzolati ha fatto vedere che le aree motorie si attivano anche quando, le pers quando la persona dalla quale io sto registrando l'attività Vede qualcuno fare delle cose, quindi, se per esempio lei incomincia a muovere la mano in un certo modo, magari dice basta, è ora che la smettiamo perché il tempo è passato, ok, mi fa un gesto così, il mio sistema motorio risponde al suo gesto. Per questo sono specchio, perché rispecchiano quello che sta facendo lei. E Rizzolati ha questa teoria, e che ha avuto un successo enorme, lui è stato anche un candidato per il premio Nobel questa teoria che dice che il sistema motorio ci permette di capire le intenzioni degli altri. Quindi capendo, mappando sul mio sistema motorio le sue azioni, il fatto che lei dica basta, dobbiamo chiudere la trasmissione, io capisco le sue intenzioni. E quindi questa è un po' l'idea del neurone a specchio, che è stata utilizzata per spiegare tante cose come l'autismo, la psicanalisi, insomma... È un concetto che è stato un po', eh, secondo me, un po' abusato perché è stato usato un po' eh, come il prezzemolo per tante ricette, ma a volte, a volte ci sta il prezzemolo, a volte non ci sta. Ecco, i vostri studi potrebbero comunque riuscire a dare qualche risposta proprio per le problematiche tipo dell'autismo, avevo proprio la settimana scorsa... Eh, la, le famiglie appunto con i ragazzi che hanno questo tipo di problema, cioè la ricerca potrà anche, eh, il vostro studio potrà in qualche maniera influire positivamente anche con loro? avere qualche Beh, l'autismo è un problema molto importante, molto serio, bambini. È una di quelle patologie che, probabilmente, non è una patologia sola, anche le chiamiamo autismo, ma sono tante, tante diverse sì. problemi, tante diverse malattie. E il problema, la ricerca che si sta facendo adesso sull'autismo è cercare di classificarle, non sulla base solamente del comportamento, ma sulla base di indicatori biologici, come per esempio risonanze magnetiche, elettroencefalografie, segnali di sangue, genetica, eccetera. Cioè, cercare di capire un po' come con la psichiatria, in cui bisogna capire com'è la biologia per spiegare la malattia, anche nell'autismo. Sono sicuro che nell'autismo, come in tante altre malattie psichiatriche, ci saranno molte sindromi, molte diverse malattie che chiamiamo adesso autismo. E, eh, ed è un problema chiaramente molto importante, molto frequente. Un bambino su 100-150 insomma ha, ha questi sintomi in maniera diversa e quindi è, una, è un problema che va affrontato e ci sono molte fondazioni, anche molta ricerca si sta facendo. Sicuramente ci saranno dei. Dei miglioramenti, insomma, speriamo terapeutici anche. Eh sì. Allora, professore, siamo quasi arrivati alla fine della nostra, della nostra puntata. Come avete visto, bellissimo ascoltare il professore, le neuroscienze hanno un fascino incredibile. Cosa vogliamo dire ai nostri giovani che sono all'ascolto? Quando ci sono questi convegni, innanzitutto di seguire il professore, perché poi lui ha i suoi filmati, ha delle bellissime slide e poi questi racconti. Ma come è nata quella, quel racconto da Padova a Santa Maria di Leuca? Cioè, veramente molto bella e affascinante. Cioè, pensare le cellule, una strada che ti porta da Padova sino a lì. Ma non, non eh. posso, non posso. Allora, se uno va eh. nella, nella società di neuroscienze, cioè il sito della società di neuroscienze sì. che ha una, una sezione diciamo, educativa per, sì. per, per far capire cosa sono le neuroscienze, lì ci sono tanti fatterelli interessanti. Eh sì. e io l'ho preso da lì cioè non, non è ecco. stata una mia invenzione ecco. Ecco. E per coloro ecco, che questa sera si fossero eh, sintonizzati io eh, do l'appuntamento naturalmente alla prossima settimana vi ricordo intanto domani sera abbiamo Alberto Salmaso con il Tarlo, nostra, il nostro programma di politica, poi venerdì Casa Caffè con Claudio Casorati, lunedì invece Lo Sport con Simone Francescon, poi al pomeriggio la nostra Elide e poi al mattino di tutto di più con Davide Pasi e Titano Pisani. Naturalmente ringrazio i nostri, i nostri telespettatori, eh, grazie professore di essere venuto con noi, e la, ovviamente le riproponiamo l'invito perché è troppo bello questo, eh, questo tema, grazie professor grazie. Maurizio Corbetta e ringrazio anche la mia regia con Davide Maggiolo, Eriberto Andretta e Otello Pancheri, l'appuntamento rinnovato a mercoledì prossimo, stessa ora, stessa frequenza e mi raccomando, statemi bene, alla prossima!